Boucher, un punto guadagnato, possiamo dirlo, al termine di questa partita contro una signora squadra qual è il Casarano? No, non sono d'accordo che è un punto guadagnato, è un punto meritato, perché sostanzialmente il pareggio è giusto, insomma, partita poi condizionata subito da un paio di espulsioni che ci hanno un po' frenato nella manovra di gioco, ma sostanzialmente il pareggio è giusto e devo dire il Casarano è la migliore squadra almeno vista finora qui a Mugnano. Ma il Napoli non è che non è più primo, qua con questo fatto delle partite da riposare, le partite in più, le partite in meno, oggi la classifica dice che il Napoli è secondo e va bene così, insomma i conti si fanno alla fine. Certo, se mi avessero detto a settembre che a fine febbraio sarei stato secondo in classifica con una partita da recuperare, avrei sottoscritto immediatamente. Il Casarano, visto qua a Mugnano, sicuramente è una squadra che anche lei si è inserita nel gioco della vittoria finale. E devo dire la verità, è la squadra che più mi ha impressionato. Se poi ricordiamo che all'andata è stata una partita ricca di gol, con un 3-1 per noi, poi recuperato da loro con 3-3, già in quell'occasione dicevamo che era la squadra più interessante vista in questo torneo. È stata una partita difficilissima, Casarano è un'ottima squadra, sapevamo che per loro era l'ultima chance, si sono venuti a giocare il campionato oggi, c'era soltanto di non andare allo sbaraglio, cercare di colpirli magari nel momento giusto, se riuscivamo a trovare qualche varco. Partita bloccatissima e credo che alla fine il pareggio sia meritato. Beh, condizionati, eravamo 10-10, eravamo un po' più larghi, invece di essere un po' più stretti, insomma, abbiamo giocato su spazi un po' più larghi. Direi che non ha condizionato né noi né loro, la partita è stata molto maschia, quindi le espulsioni non c'entrano nulla. Beh, ma quando sei primo in classifica bisogna essere allenati agli impegni duri, il giro di ritorno sarà sempre così fino all'ultima gara.